siamo entrati in Villa Peripato, il polmone verde più importante della città. Ma l'importanza di questo sito va molto ma molto al di là degli aspetti paesaggistici, perché questo è l'unico sito in tutto il territorio di Taranto in cui è possibile vedere qual era l'originario piano di calpestio della città romana. Ora immaginate un po', camminando noi percorreremo questa struttura immaginando un giorno di incontrare due personaggi tra i più noti dell'antichità classica greca e tarantina, cioè Achita e Platone, che qui erano di casa e ogni tanto non era di rado vederli passeggiare insieme a Pitagora. La storia di questa villa è una storia che nasce nell'Ottocento, anzi direi anche un po' prima. Inizialmente era conosciuta come Villa Beaumont Bonelli, poi con l'arrivo alla guida della città del sindaco Troilo, tutta questa parte, tutta la villa così come la vediamo oggi, divenne pubblica e quindi dobbiamo dire grazie a questo grande sindaco che era il famoso sindaco fotografo Francesco Troilo. Adesso camminiamo e vediamo lo stato dei luoghi, perché siamo qui perché siamo molto preoccupati dello stato dei luoghi, non all'altezza di un polmone di verde così importante per la cittadinanza. Un tempo, mica tanti anni fa, questo affaccio che vediamo abbastanza occluso da questa vegetazione spontanea permetteva una straordinaria vista sul Mar Piccolo e per certi versi su una parte della base militare. Adesso vedete in che condizioni è. Una delle emergenze che va risolta subito nell'ambito di un piano di rivalorizzazione di Villa Peripato è proprio la possibilità che questa foresta sia letteralmente abbassata, curata e consenta, così come avveniva un tempo, l'affaccio panoramico su Mar Piccolo. Qua un po' di coso pure. Ci troviamo di fronte a quello che avrebbe dovuto essere un bellissimo lapidarium, cioè un posto dove collocare reperti di età classica da utilizzare appunto nel contesto dell'ambiente storico di Villa Peripato. Un tempo era tenuto un po' meglio, anche se l'idea di utilizzare una parte, non solo questa zona qui, ma una parte ulteriore di Villa Peripato per adibirla al lapidarium rimane un obiettivo serio da perseguire. Guardate in che condizioni sono questi reperti. Ma vai vicino con la foto. Vai. E siamo nei pressi della
famosissima piscina. Vedete in che condizioni è stata ridotta. Pensate che in questa piscina si svolgevano le gare di pallanuoto e qui veniva spesso a fare le proprie attività sportive la famosa Rarinantes Taranto. Questo peraltro è un posto mitico dal punto di vista archeologico, perché immediatamente subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, credo intorno al 48-49, poco più avanti, l'archeologo Bernabò Brea scoprì la prima cattedrale di Taranto, che non è quella che noi pensiamo di San Cataldo o la cripta di San Cataldo, è la cattedrale paleocristiana di Santa Maria Assunta, che si trovava proprio nei pressi di quest'area qui. I reperti furono trovati, catalogati e oggi sono presenti nelle strutture museali. Thank you.